Buonasera Sorrento, siamo qui con il professor Romano Prodi e il sindaco di Sorrento Peppino Cuomo. Professore, benvenuto in paradiso, ho rubato il saluto agli amalfitani. Lei ha trascorso una bella giornata qui da noi oggi? Sì, sono andato a passeggiare lungo il mare, sono stato fino a Punta Campanella per vedere tutta la baia di Erato e rendermi anche un po' conto perché fu un dono che io feci quando ero presidente dell'IRI al fondo Alfaif. Non fu facile, fu un problema abbastanza complicato, quindi è stato bello per me vedere questo paradiso, perché è un paradiso davvero. Si è sentito soddisfatto di quello che ha fatto, diciamo? No, adesso non dobbiamo mai insuperbirsi, però sì, una certa soddisfazione c'era. L'ho tenuto bene, no? Ma mi interessava vedere sempre questa ex cava, perché ero sempre curioso. Come si era trasformato? Come si era trasformato? Io credo che per i nostri nipoti, eccetera, sia un paradiso anche dopo. C'era qualche problema, certo, però sono proprio campi non più coltivati, le parti più scoscese, e lì deve prevedere qualcosa nel tempo perché custodire gli oliveti e custodire il paesaggio. Il nostro nemico, il paesaggio, è fatto solo dalla natura, ma è dato che gli uomini hanno messo a posto. E lì più a preoccuparsi molto. Noi condividiamo questo pensiero che con tutti i sindaci della Pineto Sorrentina abbiamo approvato un codice morale del territorio che dovrebbe mettere in sinergia, l'obiettivo questo è, di mettere in sinergia, diciamo, gli agricoltori con gli imprenditori per fare la filiera corta, farli guadagnare qualcosa in più in modo da non abbandonare, possono correggere le spese dei costi. Quando hai dipendenze di altri costi. Però possono fare grande qualità e dalla qualità possono recuperare, diciamo, quella soddisfazione economica che gli permette di non abbandonare il fondo. E poi legare sempre di più al turismo, farli avere dei vantaggi di turismo, cioè avere un reddito misto, che sono anche custodi del territorio. Anche perché i giovani devono capire che dal fondo, dalla terra, ancora si può vivere dignitosamente. Ma ci stiamo tornando, forse questa crisi è uno degli aspetti positivi, uno dei pochi aspetti positivi della crisi, proprio il ritorno, ritorno alla terra. Sì, non più di tanto, ma insomma. Nelle piccole realtà sì, forse nella grande scala no. Ecco, vedi, però sono sempre che bisogna fare un po' in fretta perché in questo tempo siamo anche favoriti purtroppo dalle tragedie di altri, no? Tutto il sud del Mediterraneo sta soffrendo la crisi del terrorismo e saranno anche gli anni più complicati, no? Quando si riapre, speriamo che ci sia quella pace che però porterà più concorrenza, però è un momento, diciamo, per far affezionare i turisti che vengono qui, farli trovare la qualità che, diciamo, per diventare competitivi con domani. Professore, possiamo dire torna su Rientro? Non c'è mica bisogno di dirlo, io torno. Grazie.